Volevo invitare un altro amico del salotto che ci segue ormai da tempo, diciamo da anni, che è l'amico Peppe Perone, che ha scritto sulla pelle di Alessandro Iovino una breve interpretazione, diciamo, della tua vita, del tuo percorso artistico culturale. Stasera, tornando a Roma capitale, saluto all'amice e un salotto culturale. Ritardo giustificato, la motivazione, aveva avuto un premio in associazione. Voi sapete che avete un grido cuore e stasera saluto l'amico, lo scrittore. E tutto quanto, voi che state presenti, a condividere l'emozione per un momento. Mi sono messo pure a studiare st'ospite, è uno che si definisce un figliolo di Dio. Storico e saggista, st'amico e autore, e affascinato assai a nostro Signore. Insieme alla moglie e una bella figlia formano tutte e tre una bella famiglia. Valore e cosa buona, la vita con cuore, l'ha ereditata entrambi i bravi genitori. Affascinato romano, piante e giardino, l'ospite stasera è Alessandro Iovino. A 10 anni scrivo un mondo attuale, assai pure un coppo tema spirituale. Alfonso Melluso, pentecostalisti italiani, Salvatore Anastasi, pioniere napoletano, Randreotto, Berlusconi, tu politicante, e De Magistra amici, n'ha scritta tanto. Ancora la missione evangelica zigana, una piccola minoranza e gente italiana. Ma l'amore per Dio e l'amore divino sta un coppa a tutto per Alessandro Iovino. Ringrazia Is e voi con pensiero mio, e strade pure si sono diverse, portano a Dio. E stasera ancora una volta Peppe Perone, vi saluto con tanto affetto e tanta emozione. Grazie Peppe.